Buongiorno, e chiaramente parlare dopo Mollica e Goffredo Fofi, aggiungere qualcosa è difficile. Allora io innanzitutto voglio molto ringraziare gli organizzatori. Non li cito tutti perché sono anche seduti qui con me e ce ne sono anche altri che hanno contribuito, ma in particolare un ringraziamento a Alessandro Nicosia, perché ho percepito subito l'amore profondo per questa prima grande mostra per Totò. E quindi lo ringraziamo. Grazie. Uso il plurale apposta perché lo ringrazia la città per aver scelto Napoli. Poi ovviamente un benvenuto particolare nella nostra città a due grandissimi uomini di cultura come Vincenzo Mollica e Goffredo Fofi, che hanno utilizzato delle parole straordinarie. E poi per chi come me ha l'onore di fare il sindaco di Napoli, non posso non ricordare quando Pina Conte mi portò Liliana a Palazzo San Giacomo, l'emozione di conoscere Liliana e quindi avere oggi a fianco a me Elena, perché per noi napoletani Totò è veramente unico e lo sentiamo come tale. Totò genio ma anche semplice ma anche complicato, vero, creativo, non conformista, che non si omologava. E non è un caso che nasce in un quartiere che è il cuore di Napoli, ma che è anche la periferia di Napoli. Perché la sanità è il cuore di Napoli, ma anche periferia, ed è per questo che Totò arriva a tutti. Totò piace all'aristocratico, al borghese, al carcerato, al popolo. È effettivamente uno in cui il napoletano vede sempre se stesso, perché vede l'umorismo, la nostalgia, la melanconia, l'allegria, l'ironia, il sarcasmo, il beffeggiare il potere. Forse per questo non è piaciuto a qualcuno che pensava che chi detiene il potere non possa mai essere oggetto della critica più semplice, più originaria, che quello che interpreta un comune sentimento popolare. E poi effettivamente Totò attraversa la vita di ognuno di noi. Io oggi è stata una giornata bella, ho avuto solo un attimo di timore quando l'assessore alla cultura invitava a gettare le suppellettili dai balconi, perché pensava alla fatica che facciamo in questa città a provarla a tenerla ogni giorno un pochino in ordine, se viene preso alla lettera. Quindi sì, è una metafora, però scherzavo. Però poi insomma, da questo punto di vista vorrei anche io chiudere nel dirvi come attraversa anche la vita politica Totò. E vi cito una testimonianza, nel senso che fa parte di un momento della vita politica di questa città, quando era il momento più difficile e alcuni imprenditori napoletani mi portarono nel mio ufficio alcuni imprenditori russi, perché mi dissero: secondo me può essere un modo per cercare di avere un po' di cassa vendendo un po' di patrimonio della città. Noi stavamo veramente in difficoltà, stavamo per andare nel baratro, nel dissesso. Io dissi: incontro tutti, io sono uno che sta per strada, sta in ufficio, sono curioso, amo sempre incontrare tutti. Incontrai questi imprenditori molto potenti russi che cominciarono a mostrare interesse per la città. Io poi andai un po' nel concreto, dissi: scusate, ma voi che cosa volete acquisire? Di che cosa siete interessati di questa città? No, noi ci vorremmo comprare il Castel dell'Ovo, il Maschi Angioino, cominciava a entrare. Guardi, non so se voi in Russia conoscete, c'è un film a cui noi siamo molto legati, che Totò Tuffa, la Fontana dei Tre, ha detto: io non voglio passare alla storia come quello, posso anche morire di povertà, ma non passerò mai alla storia per quello che vendi il Castel dell'Ovo e il Maschio. Li ringraziai molto e li mandai via in Russia, insomma ritornarono un po' delusi perché pensarono di fare il colpaccio, ma insomma Totò ci ha insegnato che le persone vengono prima del denaro. Allora io sono davvero molto onorato a nome di tutta la città e anche profondamente emozionato, devo essere sincero, a ospitare nella nostra città questo evento così unico in cui tantissimi hanno contribuito, e sono convinto che non solo tantissimi napoletani ma tantissimi abitanti di tutto il mondo verranno fino a luglio nella nostra città. Quindi davvero grazie a tutti e godiamoci Totò, che come abbiamo detto è immortale nelle immagini, è immortale nello spirito, è immortale nelle parole ed è assolutamente contemporaneo. Ascoltare oggi Totò significa forse anche uscire fuori da quel momento di disequilibrio e di sbandamento che molte persone vivono. Grazie. Grazie.